arte, vino e gastronomia, il bello della Toscana è qui su Rosso Rubino. In questa puntata andiamo a vedere i servizi più belli di questo 2018. Iniziamo subito con il consorzio del Vino Chianti e con l'anteprima dell'annata 2017, un evento svolto alla stazione Leopolda di Firenze. Un'annata complicata e con basse rese quella 2017 nel Chianti. I vini in rassegna all'anteprima fiorentina sono corposi e ricchi di colore e fanno emergere le naturali differenze tra le zone di produzione. Si esce fuori da quello che era un po' il Chianti molto, se vogliamo, anche più scolorito e quant'altro. Oggi abbiamo una qualità media col 2017 direi molto molto alta. Per le riserve invece è tutta un'altra musica. Il 2015 infatti è stata un'annata meravigliosa ed i vini che troveremo sul mercato sono davvero da collezione. Sono dei vini molto completi, ben strutturati, ben morbidi e quindi direi una grande riserva. Tra le novità in degustazione anche un profumatissimo Chianti senza solfiti, arricchito di composti naturali come antociani e polifenoli. Questo vino ha una solforosa totale di 9 mg per litro di prodotto, un vino puro, perché non abbiamo aggiunta di niente, neanche di lieviti selezionati, perché usiamo solo lieviti autoctoni. Tra gli assaggi più interessanti anche il primo Chianti superiore made in Bagnaripoli. Come tipologia di uva di Sangiovese, quindi con una selezione di uve e con un affinamento più lungo in botte. E così abbiamo utilizzato questa parola. Il Chianti strizza l'occhio anche ai mercati asiatici, che richiedono vini più leggeri e zuccherini. Ed ecco che si riscopre un'antica tecnica della tradizione toscana, il governo. Si governa il vino, nel senso che si dà da mangiare, in quanto per circa un paio di mesi le uve vengono appassite su dei graticci e vengono messe sul vino pronto di cui la fermentazione è terminata, e questo zucchero, questo residuo zuccherino così alto fa partire la seconda fermentazione. Insomma, il Chianti è ancora più vicino al mondo dei giovani, consumatori sempre più attenti e soprattutto esigenti. Anche la DOC del Morellino ha presentato a Firenze le nuove annate. Nel prossimo servizio andiamo ad ascoltare il presidente ed alcuni produttori. Possiamo definirlo l'espressione maremmana del Sangiovese. Nasce infatti da una selezione clonare denominata appunto Morellino. Il suo consorzio di tutela sbarca a Firenze per presentare le ultime annate, il nuovo 2017 e la riserva 2015. Con delle peculiarità uniche, perché ha delle caratteristiche che lo differenziano dagli altri Sangiovesi della Toscana. È un vino che per caratteristiche pedoclimatiche ha una sua freschezza, una sua bevibilità uniche, abbinate a una qualità comunque indiscussa. Un disciplinare, quello del Morellino, che prevede l'85% di Sangiovese ed il restante di vitigni a bacca rossa. Nella nostra bellissima Maremma le uve crescono già a pochi metri sul livello del mare, fino alle zone collinari di circa 500 metri. Quindi abbiamo una varietà di condizioni che ci permettono di individuare anche delle caratteristiche peculiari delle diverse aree di produzione. L'intuizione di Ezio Mantellassi, prima cantina a Scansano, è scritta nella storia e fu quella di riuscire a battezzare per primo il vino della sua zona. Non fosse Morellino, uva Morellino tutti lo sapevano, ma nessuno dava un nome a questo vino, era semplicemente il vino rosso del sud della Toscana. Cominciò a chiamare, a scrivere sulle bottiglie Morellino di Scansano per il suo vino. I vini in degustazione sono freschi, profumati e di buona beva e rappresentano i volti di un territorio ancora tutto da scoprire. Noi abbiamo trasferito nella Maremma nell'anno 2003, è un terreno bellissimo vivere, e poi abbiamo avuto noi sempre una passione come privati, bere vino come sempre, e poi abbiamo deciso di entrare nel mondo del vino. Tanto il vino è il prodotto che unisce la terra al cielo, secondo me l'uomo fa in modo anche con un approccio artistico, se vogliamo, no? Far uscire fuori il territorio, mandare un messaggio, quindi un messaggio di
anche di amore, di rispetto, di conoscenza del territorio, e questo stiamo cercando di fare. Il Consorzio di Tutela rilancia da Firenze il suo impegno nell'export, valorizzando la tradizione vitivinicola ed il territorio unico della Maremma Toscana. Possiamo solo crescere, possiamo solo aprire nuovi mercati. Attualmente i mercati principali sono quelli classici europei, quindi Germania, Svizzera principalmente e Stati Uniti, con però molte aziende, soprattutto le aziende medio-piccole, che esportano, esportano molto, esportano bene e portano in giro il nome del Morellino in modo perfetto. Si è rinnovata anche quest'anno a Scarperia una tradizione che celebra uno dei formaggi più rappresentativi della nostra regione, il Gran Mugello Baldino. Con il Settello, coltello che celebra i 700 anni della tradizione coltellinaia di Scarperia, il sindaco Federico Ignesti taglia la prima forma di Gran Mugello Baldino, produzione 2016, un rito giunto ormai alla sua settima edizione e che ogni anno, nel mese di ottobre, vede festeggiare il formaggio a pasta cotta made Mugello. Qui, sotto questa torre del XIII secolo, stagionano per almeno un anno le forme di una prima eccellenza toscana. Questa grotta è un ambiente innanzitutto naturale, perfetto per la stagionatura, con un'umidità e una temperatura che fa stagionare il formaggio in modo eccezionale. Viene trattato in crosta con un prodotto del tutto naturale, che è l'olio extravergine di oliva, eccezionale per la stagionatura, per l'affinamento del prodotto, perché lo mantiene morbido al suo interno a distanza di tempo. Un prodotto completamente artigianale in ogni sua lavorazione. Questo formaggio nasce infatti esclusivamente con il latte di fattoria prodotto da settembre a maggio. I suoi punti di forza, la filiera cortissima ed il rispetto della stagionalità. In questa definizione si identifica la dieta mediterranea, quindi biodiversità, stagionalità, equilibrio, nell'ambito di una qualità alta che abbiamo la fortuna di avere in questo paese. Siamo il punto di riferimento mondiale per quanto riguarda il cibo, che ricordo è cultura soprattutto per noi. Un evento, quello del Gran Mugello Day, che ha visto la partecipazione quest'anno anche del direttore di Culture Magazine, importante e prestigiosa rivista americana dedicata al food. For me, it is wonderful to see. La storica fattoria Il Palagiaccio è un bellissimo esempio di azienda dove il presente convive con le innovazioni tecnologiche e le lavorazioni artigianali che seguono un rigido percorso di qualità, insieme alla storia. C'è tanto passato, infatti, le grotte ubaldine, la torre. Il Gran Mugello Baldino, che nasce qui nella fattoria Il Palagiaccio, è un formaggio di altissima qualità che racconta una storia millenaria. Durante l'evento anche la premiazione dei tre vincitori del contest Latti da Mangiare 3.0, il concorso dedicato ai food blogger italiani. La vincitrice di quest'anno arriva dal Piemonte. E allora ho proposto un antipasto con dei formaggi così semplice degustazione, abbinati a pesci semplicemente cotti e ad altri crudi. Per alleggerire il tutto, per dare un po' di freschezza e di acidità, ho aggiunto diversi tipi di frutta da abbinare al boccone, quindi formaggio, pesce, frutta, tra diverse tipologie. Non solo food al Gran Mugello Day, il latte, primo cosmetico naturale della storia, viene utilizzato dall'azienda anche per la realizzazione di una linea di prodotti cosmetici di altissima qualità. Il latte contiene principi attivi fondamentali per la pelle, e questi sono stati estrapolati, sono stati liofilizzati, deallergenizzati e quindi tolto l'allergene del latte, è stata creata la linea Tuscany Farm. Tuscany Farm è quello che rappresenta la bellezza del mondo del Mugello. Appuntamento per tutti al 2018 al Palazzo dei Vicari di Scarperia, in Mugello naturalmente. Durante l'ultima edizione di Musivaquera a Firenze abbiamo incontrato anche un'artista brasiliana che lavora con uno dei materiali più antichi della terra. Andiamo a scoprire quale.
Questa opera si chiama Chaman. Chaman significa una divinità, no? Questo uomo era come un padre nella tribù della regione di Tucumán, in Argentina, che è una civilizzazione pre-colombiana di iconografia azteca, che tutta questa gente fu sterminata quando l'uomo spagnolo è venuto per l'America. Ho fatto questo lavoro per fare un messaggio di allerta per la gente vedere che c'è un'importanza di preservazione della cultura. Tutto è fatto in terracotta, questo è porcellana, non c'è pigmento industriale, tutto organico e è un lavoro simbolico. Questo lince, no, che sono felini della regione, simbolizzano la forza, no? Questa serpente simbolizzano la sabedoria e la vita, no? E questo uomo, la figura, sempre presente nella festa di Pachamama, che è la più importante di questa regione, che fa un revival di questo tempo. Questa si chiama Caveman, no? Che è l'uomo delle caverne, no? Rappresenta il simbolo della vita, che è il circolo. Il circolo rappresenta un'unione, un inizio, il mezzo e il finale, no? È sempre un sistema unico. Ho fatto anche un lavoro organico, naturale, con le pietre naturali, con la terracotta. E qui c'è una parte in raku, che è una tecnica di ceramica giapponesa, e che questo lavoro simbolizza l'evoluzione iniziale dell'uomo, no? Della caverna e l'inizio della città, che prima l'uomo era collettore, no? Dopo con la ceramica è diventato agricoltore e è iniziato le città, no? E è una realtà, è una parte della prima evoluzione. Noi siamo oggi lo che eravamo in passato e la mia visione personale è che se l'uomo non cambia, noi camminiamo per l'estinzione. Perché il pianeta non c'è recurso per tutte le cose che noi facciamo oggi, no? E oggi per me è lo che è più importante. Oggi, facciamo oggi. Questa puntata che ha raccolto il meglio dell'anno appena trascorso termina qui. Tutti i video sono sempre consultabili sul sito rossorubino.tv. Per gli amici di Teleiride, appuntamento al prossimo viaggio!